avanti con il dottor Carmelo Miola, che abbiamo già avuto il piacere di conoscere nella puntata scorsa. Dottor Miola, quali sono le cause biologiche della depressione e come interviene il farmaco? Quando parliamo di depressione parliamo innanzitutto di un fenomeno di straordinaria importanza e di straordinaria frequenza. Una persona su quattro nell'arco della vita va incontro a un episodio depressivo maggiore. Diventa la seconda causa, la seconda malattia a livello mondiale dopo gli accidenti vascolari. Ovviamente, come sappiamo, la complicata della depressione principale è quella del suicidio, di conseguenza parliamo di un argomento che è anche molto di attualità e molto importante. Esiste in realtà una predisposizione ad ammalare, come per gli altri eventi medici, anche per la depressione. Il nostro sistema nervoso, che è deputato alla secrezione di determinate neuroproteine, in particolare sottolineo la serotonina e sottolineo anche la noradrenalina, sono le due neuroproteine deputate appunto al tono dell'umore. Evidentemente è stato constatato anche a livello biologico una carenza di queste neuroproteine nella trasmissione tra le fibre nervose. Di conseguenza questa è un po' la patogenesi biologica della malattia. La terapia della depressione avviene sì con delle neuroproteine, come dicevamo prima, da un punto di vista biologico, le neuroproteine antidepressive che sono la base della terapia biologica, che peraltro ovviamente hanno un effetto non immediato, hanno un tempo di latenza che varia dai 10 ai 20 giorni di latenza, ma immediatamente il miglioramento dopo 10-15 giorni si vede che il paziente comincia a dormire meglio, comincia a regolarizzare molto meglio l'appetito, comincia a crescere l'interesse. Questa terapia però va integrata anche con aspetti invece ambientali, in particolare dicevamo prima che questi aspetti ambientali sono di tipo relazionale, sia possono essere di tipo individuale per delle perdite interne, possono essere molto spesso di tipo relazionale, in particolare nelle relazioni familiari, e può anche esserci anche delle relazioni al lavoro. Sappiamo come infatti in questo periodo, con questa crisi emergente anche sull'ambito lavorativo, anche questo può essere un fattore scatenante della depressione e scatenare anche a volte una depressione primaria importante.